Buongiorno. Buongiorno. Allora, terzo censimento realizzato da Legambiente delle discariche e dei punti di degrado, in questo caso a Villa Ada. Noi già venerdì abbiamo tracciato un percorso di quanto siete riusciti a realizzare, tantissimo, purtroppo c'è altrettanto da fare. Grazie. Sì, diciamo che uno non penserebbe, ecco, che in un parco così centrale e importante di Roma vi possano essere delle discariche come siamo abituati invece a veder segnalati in alcune aree più periferiche. Invece, esplorando bene questi boschi, che sono comunque molto, molto estesi, quasi, ricordiamo, Villada è quasi 160 ettari, quindi Eh è sì. gigantesca, insomma, e si trovano purtroppo delle discariche anche molto estese, ecco. Questo in effetti, insomma, è riscontrato dalla vostra attività e soprattutto io mi sono permesso subito venerdì di segnalare una cosa. Il fatto che i volontari di Legambiente puliscano i parchi è da un lato uno scandalo, ma dall'altro una grande opportunità, mi permetto, mi correggo. È uno scandalo, comunque è qualcosa di pazzesco se pensiamo che siano dei volontari a dover pulire dei luoghi pubblici dove teoricamente dovrebbe essere garantito dalle istituzioni un certo tipo di pulizia. Però è anche un vantaggio perché dimostra che proprio laddove le istituzioni non riescono, ci sono dei cittadini che si prendono cura delle aree verdi di Roma. Io ho detto in diretta, noi dobbiamo voler bene alle nostre aree verdi. A volte sottovalutiamo l'importanza che una città come Roma che in una città come Roma hanno queste aree verdi, che non è così facile trovarne così belle, così ampie, così centrali in altre capitali europee. E quindi Guarda, hai questo proprio centrato il discorso ecco, perché insomma. noi per Villada parliamo di oasi, cioè sono delle oasi residue salvate dal proliferare delle case, dell'urbanizzazione e noi ci ritroviamo a Roma queste importantissime ville storiche, pensate Villa Panfili, Villa Borghese, Villa Torlonia, Villada, una cosa unica come dicevi in Europa e forse non ce ne rendiamo neanche troppo conto, ma noi per questo la difendiamo metro a metro. Cioè per noi Villada ogni metro quadro è importante perché perso quello Roma l'ha perso per sempre. E riguardo al discorso che facevi prima, c'è anche una via di mezzo, nel senso che queste ultime bonifiche che sono state fatte a Villada alla fine sono nate dal pungolo del volontariato, dell'associazione ambientalista, però in quelle occasioni abbiamo costretto il pubblico, il Campidoglio, l'AMA, il Servizio Giardini a venire a pulire con noi, a caricarsi i sacchi di immondizia, quindi c'è stata una sinergia, ecco, Certo. il pungolo del volontariato, ma che ha smosso anche l'intervento pubblico, ecco, quindi Ecco. forse questa è una cosa positiva tra i due estremi, insomma. È quello che proprio dicevo, infatti mi permettevo di dire venerdì, cioè se noi pensiamo cittadini che tutto debba essere automaticamente delegato alle istituzioni, dal punto di vista giuridico, legale, non facciamo nulla di sbagliato, ma sembra però un atteggiamento, diciamo, poco adatto, poco concreto. Perché sembra, insomma, in qualche modo che non ci rendiamo conto quali siano anche le difficoltà oggettive, economiche, di bilancio in cui si muove anche in questo caso l'amministrazione comunale, Sicuramente, guarda, certo. poi c'è un piano di sensibilizzazione, E cioè se i certo. cittadini vengono coinvolti nella pulizia, purtroppo a Villada ha delle discariche storiche di diciamo resti edilizi degli anni 50, quindi parliamo, non è un inquinamento moderno, però ha anche un degrado diciamo quotidiano che è dal maluso che ne fanno i cittadini stessi, i cittadini romani, quindi l'eccesso di ingressi con i motorini che entrano dentro il Eh parco, sì. piuttosto che noi abbiamo finalmente fatto realizzare, era stata fatta questa staccionata a difesa di un boschetto di bambù molto raro, Sì, particolare, sì. Ecco. questa staccionata in un mese è stata già distrutta. Allora, quello non è colpa del servizio giardini che l'ha Certo. messo, c'è qualche imbecille, purtroppo, perché ci sono, che usa i parchi in modo assolutamente vandalistico, ecco. Sono pienamente d'accordo, cioè il problema è che si sostiene, ormai siamo entrati in un loop per cui automaticamente si dice la colpa è del, ecco, in questo caso il servizio Giardini di Ama che non viene a bonificare.
Perfetto, probabilmente Ama non ha la colpa di non riuscire a bonificare queste discariche a Villada, però non è che le discariche si siano autogenerate, quindi è un problema sicuramente di sensibilizzazione dei cittadini sul tema del bene pubblico in qualche modo. Quindi questo guarda, assolutamente è il problema di Villada, che queste discariche sono in posti abbastanza particolari e nel fitto della vegetazione, quindi su alcuni ce n'è uno molto grande che da anni si sa era stata segnalata, tra l'altro all'epoca erano stati segnalati anche resti di amianto, quindi con una certa preoccupazione c'è di Eternit, di antiche coperture di queste case. Il problema, essendo nel fitto dei boschi, che anche l'intervento va progettato con attenzione, non si può arrivare lì con camion per dire. Quindi questo, noi stiamo pungolando il Campidoglio su alcune di queste situazioni che noi chiamiamo storicizzate, croniche, a quantomeno iniziare a pensare a un piano magari pluriennale in cui mano a mano, con questa bonifica a mano purtroppo, cioè umana, con i singoli operatori, bisognerà portarle via, insomma. Certo, certo. Voi quindi vi date appuntamento, immagino, all'anno prossimo per il quarto censimento, ma nel frattempo l'attività continua, ovviamente. Che quello vi... noi sul nostro sito, che poi è semplice perché è circolosherwood.it, aggiorniamo questa mappa delle discariche del degrado in diretta. Quindi c'è una veduta di Google Map con tutti i segnalini delle discariche in essere, quelle bonificate, quelle parzialmente bonificate, punti di degrado, accampamenti, e devo dire che abbiamo una rete di segnalazioni di persone che girano per il parco molto attiva, tra podisti, tra appassionati, anziani, quindi come si muove Paglia a Villada, noi siamo informati in diretta, insomma. Bene. Non ci sfugge quasi niente, e quindi noi lo aggiorniamo regolarmente. Ogni anno, da 3 anni a questa parte, facciamo questo censimento più approfondito, e devo dire che in 3 anni, noi lo ammettiamo, si sono visti comunque dei miglioramenti, soprattutto tra il primo e il secondo anno c'era stato un intervento abbastanza deciso del Campidoglio per levare le situazioni più gravi di amianto o di discariche lungo le strade. Restano queste situazioni comunque miste da affrontare, però ecco, noi segnaliamo un costante e progressivo miglioramento, insomma, quindi vuol dire che l'azione di denuncia e di azione diretta, come dicevamo prima, funziona, ecco. Le devo fare una domanda che ci arriva da un nostro ascoltatore via SMS al 39 37 93 93 93. Le chiedo purtroppo di essere telegrafico nella risposta, perché abbiamo pochissimi secondi, perché c'è chi, proprio Luca, ci chiede se, sintetizzando, se questo tipo di iniziative vengono realizzate anche negli altri parchi romani. Lui ad esempio cita nello specifico Villa Glori, ma ben viene in mente Villa Panfili, Villa Sciar, eccetera. Guarda, telegrafico, in quasi tutti i parchi di Roma ci sono dei comitati, spesso si chiamano gli amici di Villa Borghese, gli amici di Villa Panfili, anche a Villada c'è l'associazione Amici di Villada, che si occupano comunque di monitorare e la controllare situazione, cosa succede nei parchi. Purtroppo la giunta uscente non era poi molto sensibile nell'accogliere le segnalazioni e i monitoraggi. Contiamo in un cambio di passo con la nuova giunta, insomma. Ho capito. Io la ringrazio e vi auguro buon lavoro quotidiano. Altrettanto, grazie. Arrivederci. Ringraziamo Lorenzo Grassi, coordinatore del Circolo Sherwood, intervenuto qui su 93 di Radio Roma Capitale.